Bentrovati, vi invito a vedere il video precedente, Recupero dell'anima dei sette specchi. Vi invito a vedervelo tutto con buona pazienza, perché comunque dovete avere pazienza di ascoltarmi per 30 minuti, in modo tale che vi sappiate cosa vi aspetta in questo viaggio. Quindi, per chi sta vedendo questo video, è probabile che voglia fare il viaggio. Quindi iniziamo subito, facendo una piccolissima premessa. Il recupero dell'anima in questo viaggio, sarà fatto utilizzando sette specchi. Con questi sette specchi utilizzeremo il loro riflesso per osservare come uno schermo televisivo le immagini che verranno, che fanno parte di un nostro vissuto. Quello che andremo a fare sarà andare a dare un'occhiatina e poi decidere con un'iniziativa personale se dire subito alla propria anima: guarda, ok, l'ho vista, non ti preoccupare, ritorna. Ti tratterò bene, non devi avere paura, non devi più soffrire per questo evento, oppure se vi sentite di farlo, perché magari la sentite come tecnica migliore, potete dire: ok, ho visto la scena, faccio il rewind, vado un pochino indietro prima che l'evento doloroso avvenga e ci inventiamo qualcosa che cambi il ricordo, che destrutturi il ricordo doloroso e lo ristrutturi come dell'acqua pulita che purifica, che rigenera, dell'acqua che guarisce. Mettiamo delle immagini che ci aiutano a destrutturare e a ristrutturare un evento come lo vogliamo noi, dato che il nostro cervello è un lettore di ologrammi, come abbiamo studiato, e quindi si tiene delle informazioni come immagini. Le immagini nel nostro cervello, se ce ne mettiamo immagini belle o brutte, a lui non gliene frega, se le tiene. Quindi, se destrutturiamo le immagini brutte, viviamo solo meglio. Eleviamo l'ostacolo che ci sta mettendo questo sasso, questo tronco tra le ruote che ci sta bloccando nell'andare avanti nella nostra vita. Ok, se siamo pronti, attenti, via. A questo punto mi metto a sedere. Se siete pronti, trovate un posto tranquillo, accogliente, rilassante, che vi dia tranquillità per fare questo esercizio. Quindi o ci mettiamo a sedere, o stiamo a sedere su una sedia o sul divano, comodamente seduti sul divano o sdraiati su un tappetino per terra, raccogliamo i nostri cuscini, ci possiamo premere stop, accenderci un incensino, una candelina e creare questa atmosfera piacevole e rilassante, perché è un momento che dedichiamo a noi stessi, perché ci vogliamo risanare, vogliamo guarire e quindi ce lo meritiamo. Abbiamo tutte le potenzialità, siamo perfettamente dotati per fare questa guarigione dell'anima. Ecco, a questo punto che abbiamo trovato il nostro posto ideale per rilassarci e fare questo esercizio, contiamo da 10 a 1 osservando le nostre spalle e prendendo un po' di ossigeno, respirando. Ci facciamo aiutare dal respiro nel lasciare andare le spalle. A questo punto lasciamo andare anche i nostri piedi e
quindi li mettiamo comodi, guardiamo le nostre ginocchia, i nostri piedi e li teniamo, se siamo seduti, piantati a terra, che possono avere una buona stabilità, che ci renda più rilassati, più comodi, perché ci sostengono, oppure se siamo sdraiati li lasceremo andare comodamente e li lasceremo riposare, li lasceremo andare. Allora adesso contiamo da 10 a 1 per distrarre un pochino questa mente. 10, 9, 4, 3, 2, 5, 4, 3, 2. Siamo sempre più rilassati, lasciamo ancora di più le spalle. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 1 e ci troviamo davanti respiro, siamo presenti a noi stessi, ma rilassati e tranquilli, pronti a fare questo esercizio. Prendiamo il nostro tempo, teniamo gli occhi chiusi e davanti a noi vediamo un albero, un grande albero in quercia. È una quercia, è un grande albero, c'è una porta semiovale si apre e noi entriamo. Questo è il nostro mondo coscienziale che si presenta a noi in questo modo, è la nostra porta, il nostro albero, tutto ciò che andremo a vedere è nostro, è un modo che noi abbiamo per comunicare a noi stessi delle cose, quindi non dobbiamo aver paura ad osservare qualcosa che abbiamo costruito noi. Essendo una simulazione mentale, stiamo simulando un albero. Quest'albero ha una porta, si apre, entriamo dentro ed è tutto buio. È tutto buio e ci sono delle scale. Ci sono delle scale che scendono. Ah, ma le mie salgono. Non importa. Le tue scale che salgono, scendono. Prendi le tue scale e scendi. Ci sarà il primo pianerottolo e il secondo pianerottolo. Ok. Al secondo pianerottolo ci sarà una porta buia, perché è tutto buio, e si aprirà davanti a noi. È probabile che questa stanza che si apre è una stanza fiorita. Ci sono degli uccellini che cinguettano. A noi interessa la prima parte di questo panorama che vediamo.
erba, ci sono dei fiori e c'è il cinguettio degli uccelli. È un posto veramente rilassante e piacevole, dove noi ci sentiamo a nostro agio, al sicuro e tranquilli. Abbiamo davanti a noi sette specchi. Sono specchi, osservateli, hanno sono sostenuti da un cavalletto, diciamo, da tre gambette. Allora potete osservare che questi sette specchi sono come sette tele di un quadro su cui dipingere, ma sono degli specchi. Quindi osservatevi, prendete il tempo per osservare la cornice di questi specchi, se ce l'hanno. Potrebbe essere uno specchio semplicissimo, vedete la forma, se è ovale, se è rettangolare, e ha ben salda a questo treppiedi che tiene lo specchio, perché è un cavalletto che sta tenendo questo specchio. Questo specchio molto grande, grande e alto quanto voi. Quindi osservate se è uno specchio antico con una cornice antica, se ha una cornice in metallo, se ce l'ha in legno, se ce l'ha semplice, decorata. Osservate i particolari e godetevi questo ambiente piacevole ed accogliente. Essendo un esercizio in cui dovremmo affrontare almeno sette argomenti della nostra vita, sette aspetti, vi preparatevi a decidere anche se dopo il primo specchio potete premere stop. E poi riprendete da dove siete arrivati. Succederà quindi che torniamo indietro prendendo la porta, la rampa di scale, di nuovo la porta e poi contiamo, anziché da 10 a 1, da 1 a 10 per 3 volte. Per tornare indietro. Questo lo potrete fare più volte, quindi dopo aver fatto i sette specchi potrete ritornarci per vedere se c'è ancora qualcos'altro. Ok, possiamo iniziare. Ci mettiamo davanti allo specchio sulla sinistra. Lo specchio sulla sinistra, siamo nel raggio di colore azzurro, un bel blu cobalto come fascia di colore, e quindi ci sarà come in discoteca, che ci sono queste fasce colorate, questi fari colorati. Diciamo che si accende un bel faro azzurro verso la zona sulla sinistra dove c'è il primo specchio. Quindi c'è un'atmosfera blu, diciamo, con delle sfumature blu. Allora, cosa succede? Che questo primo specchio, che attualmente non sta mostrando nessuna immagine perché ancora non ci siamo messi davanti, decidiamo di spostarci e di metterci davanti al primo specchio partendo da sinistra. Questo specchio è alto quanto noi e vedremo che cosa ci mostra.
essendo un video, potremo, narrerò, diciamo, il proseguimento delle cose con una certa velocità. Allora vi consiglio di premere stop quando ho finito il discorso, di premere stop e di osservare bene questa cosa. Quindi, che cosa dobbiamo fare prima di premere stop? E prendere il tempo personale che ci serve per fare l'esercizio. Osserviamo questa immagine. Questa prima immagine decidiamo, diciamo alla nostra parte animica, che ci mostri se in una linea temporale c'è qualche evento che ci vuole mostrare in cui è avvenuto qualcosa per la quale l'anima ha sofferto, si è creato un dolore, si è creato un distacco, una rottura. Glielo domandiamo, gli domandiamo se per favore ci mostra tramite riflesso quale momento temporale riguarda quell'evento, quindi quale immagine di noi è quella che rappresenta di più quel momento temporale. Come vi dicevo, si potrebbe vedere nel riflesso noi da piccini, oppure una persona che non conoscete perché è magari una ragazzina con le calze a righe, tipo Pippi calze lunghe, è una bambina che ne so, degli anni 30, con le lentiggini, che gli è successo qualcosa. Quindi ci osserviamo questa immagine. Quando siamo pronti, l'immagine si allarga, si allarga, si allarga come se ci entrassimo dentro e osserviamo come degli spettatori di un film, vediamo una piccola scena che ci dice che cos'è successo. Quando ci saremo visti questa scena, possiamo fare due cose. O ci rendiamo conto dell'evento doloroso e gli diciamo direttamente alla nostra anima: ora che ho visto, ti ringrazio e ti chiedo scusa per quello che è successo. Ho fatto questa esperienza, adesso che siamo ricchi di questa esperienza, è il momento che ti ricongiungi, che non vivi intrappolata in quella linea temporale, ma essendo tu padrona del tempo, non hai bisogno di essere in trappola in nessun evento. Cerchiamo di dialogare con la nostra anima. Quindi io vi sto dando dei suggerimenti perché poi vi lascio osservare le cose e le tappe sono osservare, capire dov'è la parte dolorosa, capire com'è possibile consolare quest'anima che è la nostra e convincerla che questa volta ci prendiamo cura e che non c'è bisogno di rimanere bloccati in quell'evento. Quindi la conclusione è ricongiungersi con essa, quindi chiedere di ritornare a noi. Quindi l'anima uscirà dallo specchio come fonte energetica, come se stessa, diciamo, e come energia, ecco, e come nostra immagine, una parte di noi che si ricongiunge, come emozione,
se vogliamo, come sentimento di gioia ci sarà questo ricongiungimento. È importante sottolineare che non deve entrare nessuna lucetta, nessuna pallina luminosa, nessuna roba. Non è un ricongiungimento con qualcosa che dobbiamo vedere, che si muove, che entra dentro di noi, ma è un'emozione. Quando il ricongiungimento c'è stato, il nostro respiro sarà più ampio, sarà più largo, sarà più immenso, sarà più felice. Questo è il modo di riconoscere in questo esercizio il ricongiungimento con la nostra anima, una sensazione di apertura del respiro, perché l'anima è respiro, l'anima è aria e quindi il modo che lei dimostrerà di essersi ricongiunta con noi sarà questa sensazione di completezza, di ricongiungimento e non c'entra niente con un'immagine di una lucetta che entra, per esempio. Ci deve essere proprio questa sensazione di qualcosa di positivo che è avvenuto, di questo cambiamento nuovo, di una cosa che è tornata. E che è sempre stata nostra. Ecco. Poi, quindi adesso vi lascio osservare questo evento e in questo primo specchio l'intenzione è chiedere all'anima di mostrarci un evento legato alla linea temporale, quindi può essere o una vita passata o di noi da piccolini. Se non c'è nessun evento particolare, è probabile che ci mostrerà la nostra immagine di adesso, dell'età che abbiamo noi adesso. Vi lascio fare questo esercizio, così possiamo passare al secondo specchio. Per esempio, se si presenta davanti allo specchio una figura di noi di una vita passata, possiamo dirgli ciao, che cosa stai facendo? Mostrami questo pezzettino, mostrami questo pezzettino, di quello che è successo. È probabile che quando c'è una perdita dell'anima, o c'è un incidente, oppure la persona è il momento in cui è morta. Quindi ci andiamo a vedere un po' quel momento, oppure è successo un evento traumatico. Per qualcuno è probabile che sentirà dei brividi di freddo perché si abbassa un pochino lo stato vitale e perché andiamo ad osservare delle cose un po' basse, quindi è probabile che ci sia un po' di ghiaccio. Se siamo pronti, non c'è bisogno di vedere proprio tutto. Se vogliamo, diciamo, guarda, ricongiungiamoci all'anima. Se siamo pronti, l'importante è che riusciamo a creare a chiudere un cerchio di una cosa. Poi, come vi dicevo, l'esercizio lo potete fare
più volte, così oggi vi vedete una vita temporale, domani ne vediamo un'altra e poi ci sarà il momento che non abbiamo nemmeno più bisogno di farlo. Caso del tira del color test, è probabile che il dialogo con la coscienza integrata possa avvenire anche in altri modi. Sicuramente viene anche in altri modi. Ok, se siete pronti, ritorniamo fuori dallo specchio, perché avevamo dato un'occhiatina, quindi c'eravamo entrati dentro. Ci mettiamo fuori dallo specchio. Abbiamo chiesto alla nostra anima di ricongiungerci. C'è un bel respiro di ricongiungimento e quindi un piccolo strato di noi si è ricongiunto con noi stessi. Ora siamo davanti al secondo specchio, presenta i sentimenti. Quindi domanderemo alla nostra anima se ci vuole mostrare qualche evento legato a dei momenti in cui lei si è persa, ha sentito dolore, si è in qualche modo creata qualche crepa col rapporto che abbiamo noi con la nostra anima per dei sentimenti feriti. Quindi l'evento circoscritto che andiamo a vedere sono dei momenti in cui, per esempio, ci siamo innamorati ma non siamo stati ricambiati, oppure quando siamo stati feriti da qualcuno a cui teniamo, eccetera. È probabile che possano venire più eventi. Ma ne scegliamo uno, perché come vi dicevo, l'esercizio lo possiamo fare più volte. Se poi volete premere stop e vederveli tutti, potete decidere in questo modo. E così anche per le vite passate o per gli eventi legati alla linea temporale. Quindi ci vediamo come in un grande schermo che si allarga, si allarga, si allarga. Ci vediamo questo film di questo momento dove magari, che ne so, la fidanzata ci ha tradito e lì si è perso una parte di noi, oppure vi siete lasciati e un pezzetto di anima è andato. È stato preso dal fidanzato, dalla fidanzata, oppure un genitore molto affettuoso, per paura della crescita del figlio, si è preso un pezzettino per sentirlo sempre piccolo. Diciamo che la nostra anima ci racconterà, qualche evento con delle immagini e noi andremo magari. Facciamo l'esempio del fidanzato molto geloso. Andiamo dal fidanzato e gli diciamo: guarda, hai qualcosa di me che non ti appartiene, bisogna che me lo rirendi. E cerchiamo di convincerlo o di convincerla. E come dicevo, dobbiamo avere delle iniziative anche con un po' di fantasia, ecco, è come stare dentro un film di Indiana Jones e sappiamo che alla fine ce la facciamo, basta inventarsi il modo. Ecco, per esempio, tiriamo fuori dalla tasca una pietra preziosa, un diamante, un quarzo rosa, una bella pietra, e gliela regaliamo e gli diciamo: guarda, ti faccio questo regalo, così non ti compenserà e non ti sentirai svuotato di qualcosa, ma
ma questo sarà un regalo, mentre la mia anima bisogna che ritorni a me. E in qualche modo vi inventate il modo per riprendervi la vostra anima. Potete anche dire alla vostra anima: guarda, è arrivato il momento che ritorni da me, e lei verrà. E questo è un esempio. Ad ogni modo, in base a quello che andrete a vedere, vi trovate una soluzione pacifica, tranquilla, che come conclusione vi farà ricongiungere con la vostra anima. La vostra anima si ricongiungerà. Il ricongiungimento di nuovo di questo strato, di quest'anima che si era persa o era stata rapita, diciamo, sarà con la sensazione di un grande respiro. Quindi lo sciamano di solito recupera l'anima perché la trasporta, quindi la soffia e la mette nella fontanella della persona, gliela rirende, perché lo sciamano la va a recuperare e poi la va a rirendere, fa un po' da trasportatore per rirenderla. In questo caso noi siamo i nostri, coloro che ci restituiscono l'anima, per cui se volete e che vi aiuta a fare questo ricongiungimento, nel momento in cui avete in mente che lei è ritornata e che ve la siete andata a recuperare, ve la soffiate nelle mani e poi la fate entrare dalla fontanella. Dalla fontanella qua ed è rientrata. Sono vari strati ed è una ristrutturazione del pensiero, perché il nostro cervello ha memorizzato che ha perso l'anima, quindi bisogna anche destrutturare il ricordo che il cervello ha, quel ricordo lì, e bisogna cambiarlo in modo tale che non rivifica al loop la perdita. Serve anche a questo. Poi il terzo specchio, ci stiamo avvicinando alla parte centrale, è quello legato alla madre. È legato alla madre, quindi chiediamo alla nostra anima di mostrarci che cosa ci vuole mostrare di ferite o di rotture o di dolori che sono legati a questo rapporto con la figura materna e poi anche col femminile, quindi con noi legate, se siamo femmine, se siamo delle donne legate al femminile della nostra vita come femmine, oppure se siamo dei maschi, se ci mostra quell'aspetto di rottura legato al femminile, che può essere legato anche alla mamma piuttosto che a una figura femminile o la moglie. Ecco, questo è il terzo specchio. Poi il quarto specchio è quello legato al lavoro e ai soldi, alla scuola, se andiamo a scuola, e quindi quello un pochino più mentale, quello un po' più razionale, legato al mantenersi, al lavoro, alla casa, al matrimonio, comunque le cose un po' pratiche. Quindi andate a chiedere alla vostra anima, ormai avete imparato, ormai abbiamo imparato. Andiamo a chiedere alla nostra anima, davanti allo specchio, c'è qualche momento in cui ho perso qualche pezzettino d'anima legato ai soldi, legato a, o qualche momento a scuola o al lavoro,
Ecco, cose un pochino legate al materiale oppure legato alla casa. Per esempio, abbiamo fatto un trasloco doloroso e in quel trasloco si è perso un pezzettino d'anima che magari è rimasta nell'altra casa. Quindi andiamo a vedere anche in questo caso se sono più episodi, non ci facciamo la scorpacciata se non siamo allenati e non abbiamo tempo. Ce ne guardiamo una con calma, perché già iniziare a prendere i contatti con una è come una catenina, vengono tutte insieme, quindi la volta dopo è anche più facile. E poi c'è il momento in cui inizi a capire che l'anima è una sola e tu la chiami e tu la fai venire. Quindi più che altro stiamo destrutturando delle informazioni memorizzate nel cervello per sostituirle ad altre più piacevoli che non hanno più la carica di quel dolore. Quindi ci andiamo a vedere queste immagini, magari c'è un'immagine in cui il nostro babbo ci dà delle informazioni sui soldi, su come dobbiamo vivere i soldi, oppure siamo, che ne so, a catechismo e il prete, c'è un flash in cui il prete o una signora alla messa ci dice devi chiedere perdono perché hai chiesto, perché, che ne so, hai sprecato i soldi, non l'hai dati in beneficenza, non l'hai dati come non hai fatto l'offerta. Ci sono anche piccoli momenti che in realtà hanno creato quella destrutturazione legata ai soldi. Per esempio, magari il senso di colpa che hanno magari dimostrato i genitori, oppure se il genitore è vissuto nella povertà, involontariamente ci ha trasmesso questo senso di colpa nell'essere ricchi, perché se io divento ricca faccio un torto ai miei genitori che sono stati poveri e si sono sempre sacrificati. Quindi davanti allo specchio chiediamo alla nostra anima di mostrarci se ci sono dei momenti di rottura e di dolore che creano delle disarmonie legate al lavoro, legate alla casa, legate ai soldi. Ci andiamo a vedere quelle cosine lì. Poi ci ricongiungiamo e con quel pezzettino d'anima e gli diciamo che deve liberarsi da qualsiasi senso di colpa. Comunque troviamo la chiave, troviamo il problema e con una buona iniziativa la tranquillizziamo. La cosa finale deve essere sempre tranquillizzare la nostra anima che con un grande respiro ritorna a noi felice perché gli abbiamo levato questo peso, questa responsabilità di sentirsi in colpa, esempio. E poi il quinto specchio. Il quinto specchio è legato alla figura paterna. Quindi domandiamo alla nostra anima se ci sono degli eventi che ci vuole mostrare, magari in un block notice ci segniamo quello che ci viene in mente, in modo tale che, come per tutti gli specchi, se sono tre episodi, magari ce ne guardiamo uno e gli altri due ce li guardiamo un altro giorno, oppure ci dedichiamo a quello specchio lì, legato alla figura paterna. Quindi chiudendo gli occhi andiamo a vedere che informazioni arrivano e ci concentriamo su un evento, perché ogni evento va risolto passo passo, senza fretta. Quindi, mentre vi spiego queste cose, se avete capito, pigiate stop e lo fate. Perché questa vuole essere un'esercitazione
elastica dove voi avete l'iniziativa poi di fare l'esercizio e quindi non è che vi devo accompagnare tappa tappa, ora vedete quello, ora vedete quell'altro, perché questo esercizio, a parte osservare l'albero, osservare gli specchi, poi dopo quello che andate a vedere è personale. Quindi ci vuole la vostra interazione che deve avere come scopo, come nei film di Indiana Jones, di fare l'esperienza e arrivare all'obiettivo, quindi avere il trofeo, arrivare ad avere il diamante, per esempio. Quindi deve andare a finire sempre bene. Questo è l'obiettivo, iniziare, guardare la scena e poi ottenere il risultato. Il risultato si ottiene con una comunicazione che facciamo alla nostra anima e magari interagiamo anche con chi è presente dicendogli se ci ha preso un pezzettino d'anima, gli diciamo ce lo devi rirendere. Non ci sono situazioni troppo conflittuali. Se ci sono situazioni conflittuali, è probabile che vi state creando quella sitcom comedy per potervi creare difficoltà nell'avere indietro l'anima, perché un film di Indiana Jones finisce sempre bene. E così anche i viaggi sciamanici. Nel momento in cui ci sono le difficoltà è perché ce le stiamo creando per dei motivi. Perché con la forza di volontà all'interno del nostro mondo funziona la nostra volontà. In questi casi funziona la nostra volontà. Quindi il recupero dell'anima è un recupero dell'anima. Non esiste un recupero che va a finire male, non esiste. Cioè, va recuperato e basta. Quindi c'è lo specchio che riguarda la figura paterna. Ci andiamo a vedere per esempio un episodio, sempre il solito discorso. O una volta che ce lo siamo guardati, magari ci facciamo anche un bel pianto. Se si tratta di ricongiungerci con qualcuno a cui vogliamo bene, lo abbracciamo, lo salutiamo. Perché magari si è creato quel dolore, perché che ne so, cioè, che ne so, magari una figura maschile ha fatto un incidente e stiamo soffrendo, oppure è la nostra parte maschile che ci sta mostrando qualcosa. Ad ogni modo, noi bisogna che siamo consolatori verso la nostra parte animica. E la dobbiamo consolare, tranquillizzare in tutti e sette gli specchi, dobbiamo tranquillizzarla, rasserenarla e dirle di stare tranquilla, che ci prenderemo cura di lei e che non c'è più bisogno che viva quell'evento a loop. Se l'evento è doloroso, dove la persona, per esempio, ci sta facendo una prepotenza, non è che dobbiamo dire poverino, che bravo, gli diamo una carezza, eh? No, a noi non ci interessa perdonare l'altra persona o salvarla. Noi stiamo facendo un recupero dell'anima e basta. La nostra anima deve ritornare dov'era. Bisogna capire questa cosa, che in questo esercizio la nostra anima deve ritornare dov'era, ossia da noi. È la nostra anima. Quindi non c'è un discorso di redenzione, di perdono, di devo fare il buono, questa persona mi ha dato uno schiaffo, mi ha trattato male, mi ha fatto vivere una situazione violenta. Di dolore, di trauma, e io lo devo in questo momento per recuperare la mia anima, lo devo perdonare o la devo perdonare.
Qui non stiamo facendo questo tipo di lavoro, noi stiamo semplicemente recuperando la nostra anima che si trova in una condizione che non è quella in cui si dovrebbe trovare, ossia unita a noi. Essendo la nostra anima, bisogna comprendere che non deve essere di nessun altro se non nostra, se non con noi. Per cui non c'è un lavoro di perdono, ah, la mia anima tornerà solo se io perdono quell'evento, quella cosa, quella persona. No, la mia anima, indipendentemente da quella situazione lì, se è stata dolorosa, se è stata traumatica, ok, comunque sia stata. Io sono pronta ad accogliere di nuovo la mia anima e a coccolarla e a farla sentire sicura. A questo punto, siamo arrivati alla sesta, al sesto recupero dell'anima, al sesto specchio. Il sesto specchio è lo specchio in cui possiamo osservare il cosmo. Possiamo osservare l'universo e noi come ci specchiamo dentro l'universo e la nostra anima come si vede all'interno dell'universo, se ci vuole dire qualcosa e se vuole fare un recupero più completo, diciamo, se gli viene in mente qualcosa che abbia una visione più ampia legata a una visione più legata alla coscienza, al cosmo, e che racchiude tutte le informazioni che abbiamo appreso finora. Ad ogni modo, ci mettiamo davanti allo specchio dicendo alla nostra anima, se ha qualcosa da mostrarci, all'interno dello spazio, del mondo, del cosmo in cui viviamo. E se può cogliere l'occasione per sentirsi ancora più unita a noi e se vuole di darci qualche consiglio per essere più unita. Questa è la nostra anima, quindi non sono consigli, non deve apparire un maestro che ci dice qualcosa, un angelo o cose di questo tipo. È un contatto con la parte più intima di noi, più la parte animica che ci dice qualcosa magari legata alla parte maschile, dato che stiamo nella zona di destra e magari ci dà un consiglio come ricongiungerci alla nostra parte maschile in modo tale che siano più armoniche entrambe insieme. Poi il settimo specchio, e con questo abbiamo concluso l'esercizio. Col settimo specchio, il settimo specchio ci fa osservare, ci mettiamo davanti al settimo specchio e questo settimo specchio le racchiude tutte. E osserviamo se il cerchio si è chiuso, dovrebbe riapparire la nostra immagine di adesso come dovrebbe apparire all'inizio. Quindi è un cerchio che si chiude, abbiamo fatto il recupero e quindi siamo di nuovo coerenti con noi stessi adesso nell'attimo presente. Se c'è ancora qualcosina, ci facciamo dire su quali specchi lavorare, quindi ci dirà il primo, il secondo, il terzo, il quarto o il terzo, il quinto, eccetera. E a quel punto ci concentriamo un pochino su questi specchi. Come vedete, l'esercizio è concluso. Quindi quando concludiamo l'esercizio o quando vogliamo uscire,
In ogni momento decidiamo di fare un passo indietro da questi specchi, ce li vediamo tutti e sette in questo appoggiate a dei cavalletti, tutti e sette, le vediamo tutti insieme davanti a noi, noi siamo nel centro e li vediamo tutti e sette in fila davanti a noi con questo bel prato verde, fiorito con le farfalline, gli uccellini che cinguettano. Ci sentiamo una sensazione di piacevole, di libertà, di pienezza, di respiro, di ricongiungimento, perché un piccolo tassello si è sicuramente unito a noi di una parte della nostra anima, quindi siamo più completi sicuramente. E quando decidiamo di uscire, magari abbiamo fatto il primo specchio, il secondo specchio vogliamo mettere sull'acqua per la pasta. Ok, voglio uscire. Facciamo un passo indietro, ci guardiamo questi sette specchi, ci apriamo gli occhi, ci appuntiamo dove siamo arrivati e cosa vogliamo fare per ricordarcelo, cosa ci rimane da fare. Andiamo verso la porta della quercia, saliamo le due rampe di scale, prima rampa di scala, seconda rampa di scala. Apriamo la porta della quercia, ci troviamo su questo piano e a questo punto contiamo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 e siamo ritornati qui nell'attimo presente. Questa cosa la possiamo fare per entrare ad osservare queste cose, come per uscire. L'uscita si fa in questo modo e poi ritorniamo. Mi voglio vedere il terzo specchio. Ecco, io spero che questo esercizio vi piaccia e vi possa essere utile. Il mio consiglio è di non avere fretta di fare tutto insieme, ma siccome l'obiettivo è il recupero dell'anima, comunque è ricongiungerci col nostro grande respiro, sempre più grande, sempre più grande, quindi creare questa unità e in modo tale che poi anche quando andiamo a fare il tirare del color test, se ci alleniamo ad osservare questo luogo delle simulazioni mentali che abbiamo a disposizione all'interno di noi, è probabile che poi quando chiamiamo le sfere siamo più tranquilli, capiamo che cosa vuol dire chiamare una sfera e osservarla, di che colore è, dirgli guarda, fammi vedere, ci metto un braccio dentro, fammi vedere che cosa, come eravamo quando eravamo unite. Fare queste simulazioni mentali ci aiuta ad osservare la nostra parte interiore, come dico sempre. Quindi il mio consiglio, se vi piace questo esercizio, è di concentrarvi nelle immagini che arrivano e le tappe sono cercare di capire cosa è successo, cosa ci sta mostrando la nostra anima, crearsi una scena, diciamo, come in un film che abbia lieto fine. E decidere se dire direttamente alla nostra anima: ti ringrazio, ho visto tutto, adesso è il momento che ci ricongiungiamo e lasciamo perdere quello che è stato, quindi riformata e ripartiamo e ci ricongiungiamo con essa, oppure se ci aiuta. Andiamo un pochino indietro nel tempo e ci creiamo una scena che vada a buon fine, perché noi memorizziamo quella che deve resettare come su un disco, su un CD, andiamo a riscrivere il CD. È probabile, come studiamo in Alieni o Demoni, che il nostro cervello registra delle cose che non si possono cancellare.
ma le priviamo di sentimento e mettendoci altre immagini succede che il nostro cervello riesce a cogliere l'elasticità degli eventi che non hanno, gli eventi memorizzati non stanno più rivivendo, quindi non c'è più l'inganno che il ricordo lo vivi e sei costretto a subirlo e a soffrire, perché inserendo un altro ricordo ci rendiamo conto che i ricordi sono solo ricordi, ma che i sentimenti che caricano quel ricordo dipendono da noi. Quindi riempiamo finalmente, sostituiamo questi ricordi a immagini che ci danno sollievo e che ci danno la liberazione da queste catene di quell'immagine lì che eravamo vincolati, non siamo più vincolati a quelle immagini, a quegli eventi. Questo esercizio serve per destrutturare le immagini dolorose nelle quali l'anima in qualche modo si perde e soffre e destrutturiamo fino a costruire delle immagini nuove che ci piacciono di più. Queste, via via che facciamo questi esercizi, impariamo che queste immagini possiamo poi, le immagini belle, le possiamo vedere più colorate, più grandi, più felici, con delle emozioni belle e impariamo a caricarle di buone emozioni. Questa cosa non la facciamo subito, dall'oggi al domani, ma bisogna imparare a costruire queste immagini. Quindi ci dedichiamo, magari ci mettiamo un mese per destrutturare quell'immagine e ricostruirne una nuova. È probabile che possiamo farlo in modo un po' intuitivo e quindi senza lavorarci tanto facciamo il recupero dell'anima e finisce lì. Volevo aggiungere un'altra cosa, che quando succedono cose traumatiche, talvolta è probabile che la nostra anima ci mostra un luogo dove c'è la nostra parte bambina rinchiusa dentro una grotta insieme magari ad altri bambini. Quindi in quel caso lì andiamo, osserviamo questi occhietti nel buio di questa grotta e riconosciamo i nostri occhi di noi da piccolini e li riconosceremo perché saranno degli occhi più riconoscibili, più luminosi, cioè saremo noi. Quindi in qualche modo ci guarderanno più fissi, saranno loro, saranno i nostri occhi. Non c'è bisogno che li dobbiamo indagare, cioè decidiamo che la nostra parte bambina che si è nascosta lì, il nostro pezzettino di anima di quando eravamo bambini, si è rannicchiato in quella grotta insieme a tutti gli altri bambini che vibrano in quel modo lì, per quel trauma lì, gli diciamo: vieni, non ti preoccupare, è arrivato il momento che mi prendo cura di te, ti chiedo scusa, e create questa empatia e cercate proprio di dare il massimo di voi stessi per coccolarvi. Ecco, questi sono degli esempi, sono degli esempi. Per esempio, potete magari vedervi da piccini in cucina dove i genitori litigano e siete nascosti sotto un tavolo. Allora prendete questa bambina, questo bambino, la prendete in collo, gli dite: guarda, non ti preoccupare, non c'è più bisogno che vivi questo evento continuamente. Vieni giù dal tavolo, vieni su dal tavolo, ricongiungiamoci e facciamo un bel respiro. Il ricongiungimento avviene con il respiro. Se poi vi fa sentire di aver concluso questo ricongiungimento, potete soffiare un pezzettino così e poi ve lo mettete
lo fate entrare dalla fontanella. Fare questo tipo di esercizi tramite un video su YouTube non è il massimo e non è facile, per cui diciamo che bisognerebbe che ci fosse o l'accompagnamento molto lungo, ma a quel punto però ci dovrebbe essere un'interazione, cosa stai vedendo? Allora prova a fare così, prova a fare colà, ma non è proprio la mia intenzione condurre la persona verso la conclusione del suo viaggio, ma è condividere condividere questo modo di interagire con noi stessi, e per chi si sente portato, per chi sente che è una cosa che fa per lei o per lui, la trova il modo per farlo. Ecco. Io ho concluso e il mio consiglio è di, quando si fanno queste simulazioni mentali, questi viaggi sciamanici, lo sciamano generalmente rimane concentrato sugli obiettivi della guarigione e sull'obiettivo che si è prefissato, per il quale esiste il viaggio. Quindi se questo viaggio ha come obiettivo il recupero dell'anima, non è una passeggiata per vedere il mare, per andare a parlare con le balene. Quello è un altro viaggio. Io vi ho dico, faccio questo esempio perché vi ho postato un viaggio dove andavamo ad accogliere questo cuore delle balene, a prendere il contatto con la maestosità del mare, di questi animali meravigliosi del mare. E quello ha il suo obiettivo, quindi ogni viaggio ha un'intenzione. In questo caso l'intenzione è il recupero dell'anima. Io vi ho messo sette specchi perché mi sono fatta un dialogo interiore dicendo che cosa potrei fare per un recupero dell'anima. Non c'è bisogno di farne sette. Per iniziare, uno volendo potrebbe scendere giù nell'albero, eccetera. Questo è il percorso che mi sono inventata, ma potete tranquillamente chiudere gli occhi e dire: ok, vado a vedermi dove sta la mia anima. Ecco, in questo caso, se vi piace l'esercizio di entrare dentro una quercia, stare in un luogo tranquillo, accogliente, carino, fiorito e tutto, magari ci possiamo immaginare intanto di uno specchio. E di chiedere alla nostra anima di mostrarci quando si è persa un evento per iniziare. Ah, ma Serena, ma ce lo dici ora dopo che ti abbiamo ascoltato sette specchi, tutto un coso lungo, eccetera? Sì, perché l'esercizio che avevo in mente completo è questo, dei sette specchi. Aggiungo che si può iniziare con uno, e con uno andiamo a vederci volendo i sette aspetti o i tre aspetti di anima, mente e spirito, per esempio, del maschile, del femminile e della cosa più razionale, diciamo, legata ai soldi, al lavoro, alla scuola, se andate a scuola, alla casa. Ecco, possiamo, al corpo, magari ha dei problemi che ne so, abbiamo avuto un incidente in macchina, ci siamo fatti male a una gamba e lì si è perso un pezzettino d'anima perché ha avuto paura. Ecco, possiamo utilizzare tre aspetti, quello mentale, quello animico e quello spirituale. Cosa vuol dire? Che l'anima si può perdere per un aspetto che abbia un contesto maschile, un contesto femminile o un contesto legato più al corpo, alla praticità, alla parte razionale.
per iniziare, questa è un'idea che vi suggerisco, e possiamo iniziare da uno specchio solo e poi magari la prossima volta fare tre specchi oppure tre viaggi, oppure sette viaggi andando a vedere quello che vi ho descritto finora. Perché vi faccio questi esempi diversi? Perché quando si fanno queste simulazioni mentali ci si inventa un po' il percorso. È un modo per dirvi che non c'è il maestro che vi insegna come fare questo percorso. Ci accorgiamo che quando impariamo come funziona questo nostro mondo interiore, possiamo, con l'obiettivo della guarigione, andare ad osservare le cose. Allora, a questo punto io vi saluto perché sta diventando abbastanza lungo e spero vi sia piaciuto, che vi possa essere utile e per ora vi saluto, ciao, alla prossima.